Il tempo normalmente aiuta a capire, non a caso, le mie riflessioni che partono dai minuti di recupero. Qualcuno mi ha chiesto perché entri in onda sui minuti di recupero, in registrazione sui minuti di recupero. O lo faccio dopo, ma è bello vivere anche assieme gli ultimi istanti di partita, o lo faccio prima, ma mi ci vuole, cioè, troppo tempo, no, ragazzi? Dai, su. Quindi i minuti di recupero mi sembrano, no, adatti per entrare nel clima, per commentare gli ultimi istanti. Poi magari a volte, come è successo, capita pure che ci sia qualche cosa di importante nei minuti di recupero. Però va bene, quelli di ieri non avrebbero cambiato nulla. Perché? Perché li ha negati sostanzialmente quell'errore grossolano di Alessandro. Perché un errore così è forse l'errore meno scusabile o assolutamente non scusabile della partita. Perché è proprio il concetto di base che è venuto a mancare. Non si fa mai un passaggio del genere. Lo posso dire, lo insegnano nelle scuole calcio. Mio figlio, chi ha un bambino che gioca a calcio lo sa. Me l'ha detto subito. No, quello lì è il passaggio in zona minata. In campo minato. Quindi o sei arcisicuro di tagliare completamente il campo e raggiungere il tuo compagno, ma c'è sempre un elemento di rischio, oppure è assolutamente da evitare una roba del genere. Da quella posizione Alessandro ha fatto segnare la Sampdoria, se vi ricordate, nella partita di Genova del 17 di dicembre, quando segnò poi Ronaldo quel gol pazzesco con 6 secondi di sospensione, no? Tutto era nato da un errore di disimpegno di Alessandro, proprio dalla stessa posizione. Quella volta aveva preferito servire la palla bassa, questa volta ha voluto fare una parabola. Però ecco, in questo caso è il grave errore di ieri, è l'unico grave errore di ieri non scusabile. Perché dico non scusabile? Perché gli altri sono scusabili e vi spiego perché. Perché fanno parte di un contesto, di un calo di tensione generale che evidentemente ha, è brutta questa parola da dire in questo momento, in questo periodo storico, ha contagiato tutta la squadra sul 2-0. Meglio, dopo il rigore. Dopo il rigore è diventato paura. Prima è diventato proprio calo mentale. Perché ci può stare? Uno, perché sono persone, non sono robot, non sono macchine. Due, perché questo tipo di partite giocate adesso sono giocate in un contesto totalmente surreale. È vero che c'è per tutti, e infatti a volte ne puoi beneficiare, a volte no. O meglio, a volte puoi soprassedere, fai finta di nulla, a volte puoi influire. Mi spiego. Io sono fermamente convinto del fatto, anche se non ho la certezza al 100%, perché quella non si può avere, che l'atteggiamento mentale della Juventus non sarebbe cambiato con uno stadio pieno. La pressione del pubblico che ti fa sentire Milan-Juve e tu stai vincendo 2-0 e tu non sei solo contro quella squadra, ma sei contro il, beh, quando gioca la Juve diciamo il 60-70% di San Siro, non il 90%, perché quando gioca la Juve un 30% sa anche qualcosa di più, è juventino. Ma diciamo oltre la metà di San Siro. Tu sei contro oltre la metà di San Siro e stai difendendo una situazione in favore di quel 30-40% di San Siro che tifa per te. La tua testa lavora molto diversamente rispetto a quello di un ambiente così immenso, ma vuoto. Ma vuoto. Ci avete fatto caso, ragazzi, che sia quando la Juve segna, sia quando la Juve subisce, tutte le squadre sembrano gol presi nella partitella del giovedì o segnati nella partitella del giovedì. Sono urla, quelle che si sentono dei compagni in panchina, dei pochi dirigenti di tribuna, che sono assimilabili a quelle della partitella del giovedì, quando magari i giocatori o le due squadre che si sfidano mettono in palio la pizzata, la scommessa sulla pizza da pagare, la cena da pagare, se uno fa gol paga la cena, se uno prende un tunnel paga il pegno. Queste cose qua, quando si prendono in giro tra di loro, fateci caso. È un calcio totalmente diverso da quello a cui siamo abituati.
Poi, ripeto, ci sono i momenti in cui te ne freghi, perché anche nelle partitelle ci si impegna per fare gol, e i momenti in cui le senti, specialmente se ti trovi sul 2-0, dopo un'ora, con momenti in cui hai dato lezione di calcio, in cui hai dato lezione di calcio, per possesso palla, per rapidità, eccetera, contro un ottimo Milan, per carità di Dio, contro un ottimo Milan. Ma una Juventus nettamente superiore per tasso tecnico, qualità e tipologia di organizzazione di gioco, ok? Ti trovi sul 2-0 e pensi mentalmente, lo so che è un errore, ma ci può stare, pensi che sia finito il campionato. Ma non c'è quel pathos che ti dà uno stadio pieno attorno. Non c'è quella passione che ti fa tenere la testa sul pezzo e le gambe, diciamo, consone al tuo atteggiamento mentale. No, è come una partita di allenamento che tu stavi vincendo 2-0. Ti segnano sul rigore, senti, ti pareggiano, senti, Non senti il boato di San Siro. E nemmeno quando hai segnato tu hai sentito il boato di quel 30-40% di San Siro che tifa per te. E quindi ci può stare, ripeto, vale per tutti, ci può stare che in certi momenti te ne freghi di questa atmosfera, ci può stare che in situazioni particolari questa atmosfera possa influire. Non sto cercando scuse, non sto cercando alibi, ma rivisitando quello che ho detto ieri, anch'io mi sono sbagliato su certe valutazioni da fare. Non si può pretendere che tutto fili sempre liscio. Non si può pretendere che perché ti chiami Juventus tu non possa mai sbagliare atteggiamento mentale, mai sbagliare partita e mai commettere degli errori, escluso quello di Alessandro, quello non si può commettere. A stadio pieno, vuoto, mezzo pieno, mezzo vuoto, è un po' la storia del bicchiere, guardatela come volete. Ma gli altri errori che hanno fatto parte degli altri due gol segnati dal Milan oltre al calcio di rigore, quelli sono figli di quell'atteggiamento mentale. Andate a rivedervi le azioni. La Juve non avrebbe mai permesso al Milan di mettere in atto la bellissima azione del 2-2 di Kessié. Bellissima. Bellissima. Ma contro la Juve queste robe qua non funzionano normalmente. Non vengono fatte. Non si è mai visto un gol così preso dalla Juve quest'anno. E neanche negli anni passati, se non vado errato. Non si è mai visto. Bonucci che sbaglia la sua posizione, cerca poi di rimediare allungando la gamba all'indietro e non prende che sì, deviazione decisiva di Danilo. Secondo, il gol del 3-2. Fallo alla tre quarti. C'è l'attimo di disattenzione, si fermano alcuni perché pensano che fischi fallo invece l'arbitro dà il vantaggio. E quindi lasciato Rugani in balia di Leao. In uno contro uno che Leao risolve tirando subito, deviazione di Rugani, leggerissima, ma c'è, e gol del 3-2. Non sto accampando scuse, ragazzi, al di là del fatto che devono ancora spiegarmi perché un giocatore che commette un fallo di mano come quello di Bonucci o commette un fallo di mano come quello di De Ligt, va bene, la regola è questa, ok? Ci si adegua, è assurda ma ci si adegua, benissimo, ma il cartellino giallo no. Cosa devi fare per togliere il braccio? Cosa sei, Flash Gordon? A mio avviso è come se tu venissi ammonito semplicemente perché esisti. Perché sei in quel momento lì. Ma cosa poteva fare De Ligt contro il Torino e Bonucci contro il Milan? Io posso capire di ammonire, fianco di espellere se uno proditoriamente col braccio caccia via il pallone, ma ci mancherebbe altro. È una roba stizzente. Lo facevano negli anni prima che entrasse qui in vigore questa regola, lo facevano negli anni 90 di fermare la palla a metà campo col braccio, non veniva nemmeno ammoniti, era punizione e basta. Poi è stata introdotta l'ammonizione, ma che in area tu venga ammonito semplicemente perché una palla ti sbatte contro e tu stai cercando di portare il braccio verso il corpo. Poi va bene, la regola dice questo. Ok, è rigore, va benissimo, anche quelli da lì. Ok, è rigore, va bene, ma il giallo no, ragazzi, sei ammonito perché esisti in quel momento. È assurdo.
Io spero che questa regola possa essere rivista. Che almeno sull'ammonizione si vada a cogliere l'intenzionalità del gesto, non la casualità della situazione. Sarri ha parlato di blackout. È stato un blackout. È stato uno staccare la spina. Sarri ha detto: è impossibile trovare le cause. Se non le sa trovare lui, ci dobbiamo adeguare anche noi. Perché lui vede la squadra tutti i giorni. L'ha vista oggi, alcuni di loro hanno riposato. Domani, giorno giovedì, la Juventus sarà tutta in campo con Chiellini in gruppo per preparare la sfida con l'Atalanta, sapendo una cosa fondamentale, sapendo una cosa fondamentale, che se sarà blackout anche contro l'Atalanta, nonostante lo stadio sia vuoto, farà molto rumore un eventuale blackout anche contro l'Atalanta. E questo è sicuramente il pensiero che stanno facendo i giocatori in questo momento. Non possono più pensare ai risvolti tattici o tecnici sbagliati contro Milan. Non c'è il tempo, c'è l'Atalanta. Ma puoi pensare fino in fondo o fino alla fine, che questo blackout non deve più verificarsi. E devi fare di tutto perché non si verifichi. Hai pagato una volta il blackout, non si deve verificare più. Ma il pericolo c'è sempre che si possa verificare ancora. Sei però allo stadio e allo stadio i blackout non sono ammessi, ma questi giocatori della Juve lo sanno. Perché queste lezioni, queste situazioni, o meglio, queste giornate, queste serate, portano quasi sempre alla reazione opposta. Non certo all'abbattimento, ma alla reazione opposta. È quella che ci si aspetta. Adesso dalla Juve contro un avversario molto difficile come l'Atalanta. Molto difficile come l'Atalanta, che ti fa stare sul pezzo 90 minuti, più recupero. Ed è forse, secondo me, poi mi sbaglierò, l'avversario migliore che potesse capitare alla Juve in questo momento. Poi sarà il campo a dire chi ha ragione, perché il campo ha sempre ragione.